ringrazio tutti e un caloroso abbraccio a tutti quanti per essere qui. Io ho iniziato a praticare questo sport molto, molto giovane, ho iniziato con grande passione all'età di 16 anni, contro il parere dei dottori che mi dicevano che avrebbe bloccato il mio sviluppo fisico. Meno male che l'ha bloccato, sennò sarei diventato, non so, 2,50 m. Mio nome è Francesco Seccareggi, parlare di mio fratello cercando di essere oggettivi non è per me facile, perché oltre a essere appunto il fratello, per me rappresentava il mio atleta preferito. Questo è uno sport prettamente genetico, al contrario di quello di cui si possa pensare. Non sappiamo se tu potresti diventare un bodybuilder il numero uno al mondo, se la tua genetica non la conosciamo fin quando tu stesso non la metti alla prova. L'ultimo italiano che ha avuto, che ha presenziato, che ha gareggiato al Mister Olimpia risale circa 21-22 anni fa, si chiamava Mauro Sarmi, un ottimo atleta, ed è stato lui a calcare per l'ultima volta il palco del Mister Olimpia, e io cerco di, dopo 22 anni, 20-21 anni, di ripetere insomma le sue gesta. Prescindere dai risultati che si possono ottenere in palestra, comunque curare il proprio aspetto, perché al contrario di quello che se ne possa, di quello che si dice, che si possa pensare, oggi viviamo in una società dove l'aspetto conta molto, quindi comunque sono sicuro che non tutti avranno la voglia, il tempo, neanche magari la possibilità di poter gareggiare ai massimi livelli, ma sicuramente consiglio a tutti di allenarsi con grande passione e costanza, che sono le due cose che danno comunque risultati. Ma guarda, non è tanto un discorso di vanità, sicuramente amo il mio corpo, ma non è che lo adoro, cioè le cose belle vanno guardate secondo me, quindi perché non guardarsi? Ma il consiglio è amare quello che si fa. Per quanto riguarda il bodybuilding, rappresento l'Italia, ho ottenuto dei buoni quarti e quinti posti e quindi sfiorando spesso la qualificazione per l'Olimpia, è un sogno per ogni persona che pratica questo sport. Direi che Daniele è stato un personaggio sicuramente di rilievo e di spicco all'interno di questo settore a livello nazionale ed internazionale. E ciò che a distanza di 2 anni la gente ricorda maggiormente di lui non è un ricordo esclusivamente legato ai risultati atletici raggiunti e raggiunti in giovane età, ma a quegli insegnamenti, a quelle dimostrazioni di carattere, di caparbietà, di determinazione, di audacia che è riuscito a trasmettere in ogni momento della sua vita. Tu ti concedi alle prelibatezze culinarie di Taranto e io invece mi faccio 60 grammi di riso. Che Daniele è riuscito a trasmettermi in questi anni, e parlo in termini di mentalità, di voglia di arrivare con tenacia, senza mai mollare, senza mai rinunciare a vivere la propria vita rincorrendo i sogni, quelli che sono i nostri sogni, sono insegnamenti che io porto con me, custodisco in me giornalmente ed applico non solo in campo atletico, che paradossalmente è un aspetto marginale, ma in campo giornaliero, quindi nella mia attività lavorativa e nella mia vita privata. Ho iniziato giovanissimo perché avevo la passione per questo sport, per l'attività fisica, quindi il mio obiettivo non era tanto ottenere dei risultati fisici, ma quanto praticare un'attività che mi piacesse. Questa attività era appunto il bodybuilding. Daniele Seccareggi è ancora icona del bodybuilding italiano, tuttora grande punto di riferimento per tutti noi. Tanto onore per portare avanti il cognome Seccareggi nel mondo del bodybuilding e della cultura fisica italiana. Ringrazio tutti gli amici che ho incontrato stasera, che ho visto
che tifano sempre per me e mi supportano nelle gare che svolgo all'estero, e per questo vi ringrazio infinitamente da questo palco. Continuate a farlo perché siete la mia forza. Purtroppo in Italia questo sport non siamo ricchi come dovremmo essere per i sacrifici che facciamo, ma un vostro applauso e un vostro complimento rimangono sempre nel cuore dell'atleta, perché l'atleta che qui gareggia, quello che ricorderà finita questa gara sarà un vostro applauso o una vostra fotografia. È vero, è vero. Vi ringrazio tanto. Grande.